Buonasera, saluti, bentrovati. Il professore Maurizio Pascone, curatore del villaggio normale e organizzatore di questa mostra. Dalla folla e dal movimento che vediamo c'è un'eccitazione particolare che non troviamo sempre, comunque e spesso in questo museo, e che possiamo già decretare il successo. Aspettiamo naturalmente che la gente venga e che dica se gli piace la mostra, però è importante perché è la prima volta che a Napoli si affronta il tema dei Longobardi e la Campania è una parte fondamentale della Longobardia. Benevento, Capua, Salerno sono i punti, le città, le capitali della Longobardia minore. Noi abbiamo fatto un giro rapido, il layout di questa mostra è eccezionale, forse c'è un po' di accavallamento di Audi, ma siamo felicissimi perché è stato trovato anche posto per Sorrento. Noi siamo sorrentini, amalfitani, e abbiamo trovato le due meravigliose lastre provenienti dal Museo Coreale di Terranova, due grifi, due angoli che ci hanno veramente emozionato. Ma io credo che sia importante perché le grandi mostre longobarde avevano sempre affrontato il tema del nord e quindi il tema di Brescia, Varese, Monza, le grandi capitali longobarde oppure del Friuli, di altre zone. Questa volta si affronta invece seriamente il tema del sud. Il sud che per un periodo di moltissime decine d'anni, anzi di più, diventa la capitale longobarda d'Italia e diventa il punto di riferimento, mentre il nord è governato da Carlo Magno. Quindi è importante affrontarlo anche dal punto di vista della restituzione al sud di una parte della sua storia fondamentale. Abbiamo in programma anche una serie di incontri e di convegni, quindi il museo come struttura supporta felicemente e facilmente con la comprensione del tutto. Ma intanto non smetto di complimentarvi con voi di questo layout che è un po' nuovo, queste bacheche da oreficeria tra virgolette che mettono in risalto poi soprattutto questi pezzi da oreficeria. È vero. E soprattutto fanno vedere come i longobardi fossero delle persone erudite, colte, capaci, con una grandissima manualità. Amanti del tempo. E amanti. Perché quel modo di cesellare con gioielli, pietre, certo, è qualcosa di fantastico. Esatto. I nostri auguri ai nostri complimenti. Grazie.